Sono stato candidato anche recentemente per una formazione cosiddetta antisistema. Continuo a credere che sia importante lavorare per la politica reale, operativa, oltre che per la politica elettorale. E volevo fare con voi una riflessione, perché a me sembra veramente strano che ci sia bisogno di trovarci qua a dire di no a una cosa pericolosissima da mettere qui fuori la battigia, una cosa che comunque devasterà il mare, perché abbiamo dei problemi con l'energia. Mi sembra veramente di dover dare per scontato un po' il racconto nel quale ci vogliono mettere. E io prima ho incontrato una mia amica, un'imprenditrice, gli ho detto: oggi sono alla manifestazione contro il rigassificatore. Te lo sai che a Ravenna vogliono fare il rigassificatore? Lei di Ravenna? Ho detto no. Ah, bene, tu sei un'imprenditrice, non sei uno di quelli che vive nella luna, sei di Ravenna, ma non sai questa cosa? Allora, io credo che sia qua che dobbiamo cominciare a fare delle riflessioni, perché non è che possiamo pensare sempre che un manipolo di eroi possa salvare il mondo. Siamo troppo pochi e dobbiamo capire come cominciano le cose. Qua c'è gente convinta che abbiamo un problema con l'energia per colpa della guerra. E c'è gente convinta che la guerra bisognava farla perché c'è un'invasione. E c'è anche gente convinta che c'era solo questa guerra qui. Allora andatevi a vedere, io dico sempre, quando è cominciata questa guerra sono andato a vedere Sole 24 Ore, che è un noto sito complottista, che diceva che le guerre e i conflitti nel mondo erano oltre 220, non si capisce perché a noi ce ne interessi una sola e perché per quella lì dobbiamo essere disposti a fare tutto e di più. E questo è il primo delirio nel quale stiamo accettando di entrare. Ma lo dice la televisione. Ragazzi, questo è il problema, lo dice la televisione, lo dicono le televisioni a reti unificate, lo dicono i giornali di tutte le tipologie, e quindi diventa la realtà nella quale entra la gente. Noi abbiamo una missione che è importantissima e che non riguarda solo il rigassificatore, risolverà anche questo problema, ma ne risolverà tanti altri, che è quello di aiutare le persone a svegliarsi, a smettere di guardare il telegiornale per avere informazioni. Il telegiornale non ti dà informazioni, ti fa entrare in un incantesimo, in un sortilegio, nel quale è logico che tu faccia quello che ti chiedono di fare. A me è piaciuto prima quando hai detto: mi sono svegliato nel 2000 e ho capito che c'era qualcosa che non andava. A me, guarda, è successo un po' prima per un motivo incidentale, cioè ho fatto una bambina, me l'hanno chiesto per fare i vaccini, ho chiesto due informazioni e ho scoperto un mondo di balle, perché se è ammesso a un ministro ad andare in televisione a raccontare balle, e io dico sempre che lo posso dire, ormai le forze dell'ordine me l'hanno sentito dire 250 volte, dico tutte le volte che vado in piazza, e non avere nessuna conseguenza, è perché è proprio vero, ragazzi, i ministri, almeno quello che dico io, ma poi se andiamo a vedere può darsi che facciamo delle scoperte interessanti, vanno in televisione a dire balle, e questo è accettato da tutti. E i giornalisti, che sono quelli che gliele fanno dire, quando salta fuori che sono balle, non dicono niente. Qui ci stanno costruendo la realtà come cavolo gli pare a loro, e noi in quella realtà abbiamo solo una scelta. Cosa vuoi fare? Stai un po' più al caldo, fai la doccia in due, potrebbe anche essere carina come idea, ma voglio dire, ma siete impazziti! Tu crei il problema e poi lo vomiti addosso ai cittadini. Noi dobbiamo pagare le spese di gestori folli della nostra politica. Vi do due dati così, perché me li ha dati uno bravo, io non sono così bravo, però ho fatto una telefonata prima di venire qua, quindi ho due informazioni. Nel 2011 c'è stata una scelta precisa del governo di fermare gli incentivi per tutte le fonti rinnovabili. E beh, cosa deve fare le fonti rinnovabili alla fine? No? C'è gas? Va bene. Nel 2014 però comincia l'embargo con la Russia, quindi ammesso non concesso, io sono molto d'accordo sul fatto che ci potremmo liberare dai combustibili fossili. San Pietroburgo. Bravo.
Allora, nel 2014, se proprio hai deciso che devi funzionare con i combustibili fossili e col metano, nel 2014 comincia l'embargo con la Russia, nel 2014 tu hai il 15% di dipendenza del gas italiano dalla Russia, 15%, poi nel frattempo, mentre gli fai l'embargo, sali al 45%, devi essere completamente deficiente. No, è chiaro, cioè tu fai l'embargo a uno da cui aumenti la tua dipendenza energetica, sei un deficiente o sei un criminale, non c'è molta scelta qui, eh? Però non ci hanno informato, ve l'avevano detta sta roba qua? Ci avevano detto delle veline, delle partite di calcio, ci hanno riempito il mondo, perché poi il problema di informarsi è quello che hai, uno molto da lavorare perché devi pagare non so mai quanti mutui, rate, devi comprarti l'ultimo modello di macchinina e quindi hai da lavorare, due, hai un sacco di cose divertenti e piacevoli da fare nelle quali ti tengono impegnato, ti vuoi anche perdere tempo a informare fuori dal telegiornale? Quindi, se vuoi due notizie, mangi il telegiornale, stai nel mondo che ti raccontano e finisce lì. Però ragazzi, lì finisce male, e il rigassificatore è solo un esempio di come va a finire male sta storia, Qua loro fanno i soldi, e anche qui non è cominciata l'altro ieri sta storia. Chi ha voglia di studiare la storia, vada a vedere la storia dei Rothschild, perché la storia comincia là. Comincia quando c'è uno che nel fare da consulente, diciamo così, oggi sarebbe consulente, eravamo un po' indietro, ma nel 1500, comunque c'era il consulente dell'imperatore Federico II, sapete che cosa gli diceva di fare per guadagnare dei soldi? Di investire, sapete in cosa? Eserciti. Perché se fai la guerra guadagni un mucchio di soldi, capite quel consulente lì che testina aveva? Per fare i soldi si può fare tutto, inclusa la guerra, cioè le persone, l'essere umano non conta, ma contano i soldi, lo stesso identico meccanismo è andato avanti nei secoli, perché i Rothschild sono la famiglia che ha mantenuto su il potere e l'ha tenuto talmente bene da rimanere trasparente, non troverete nei libri di storia nessuna loro citazione, c'è il mio amico Pietro Ratto che ha fatto bellissimi libri su questo, andiamo a studiare come mai succedono queste cose. Non sono gli Stati Uniti ragazzi, gli Stati Uniti sono in mano a elite finanziari che gli fanno fare quel che gli pare. Americani bastardi! Ma non sono gli americani purtroppo il problema, li puoi far fuori tutti ma non becchi il problema. Il problema è altro, ma di nuovo bisogna studiare, bisogna che prendiamo consapevolezza di che cosa sta succedendo, altrimenti spariamo in cielo e ci arrabbiamo perché il rigassificatore lo fa qui e se lo fa 3 km più in là va bene. Non è la soluzione, ma non lo è per il rigassificatore, non lo è per il Green Pass, non lo è per tutte queste storie che ci hanno raccontato, per tutto il film che ci stanno raccontando e nel quale ci stanno obbligando. Allora, io vorrei solo che tornassimo a casa con più consapevolezza di quanto sia importante che ogni persona veramente che conosciamo si prenda, guarda, lavora un quarto d'ora in meno, gioca un quarto d'ora in meno, però pigliati questa mezz'ora in più della tua giornata per informarti, comincia a capire veramente cosa sta succedendo intorno a te, altrimenti noi continueremo a risolvere il problema pensando che sia il problema, invece è un pezzo di un problema che sta molto più lontano. Dobbiamo prenderci la nostra responsabilità, io la chiamo politica nel senso della gestione della polis, dobbiamo veramente, ognuno di noi non ci possiamo più fidare di questa gente che ha dimostrato in tutti i modi di essere quantomeno manipolabile, se non connivente con questi delinquenti che stanno uccidendo l'umanità. L'umanità, non l'Italia o Ravenna, il problema è un pochino più ampio. Dobbiamo averla questa consapevolezza, la dobbiamo far capire alle persone intorno a noi. Solo quando avremo questo cominceremo a chiedere veramente, a cominciare da casa nostra, cominciare dal sindaco e dire scusa, ma in base a cosa tu fai questa cosa qui? Ecco, è qua che possiamo cominciare a fare la differenza. Perché del rigassificatore, se vogliamo parlare dello specifico, non c'è nessun bisogno. Il metano continua ad arrivare. Il Portogallo e la Spagna che sono usciti dalla borsa di Amsterdam ce l'hanno a un prezzo decente come prima. Perché l'ENI lo sta continuando a pagare la stessa cifra. Ci stanno pigliando per il culo, lo capite? E poi, no, scusate, ma cioè, è talmente ovvio. La valutazione di impatto ambientale non si fa perché c'è l'emergenza. Ed è talmente emergente che sto sistema si dà energia nel 2025.
fine della barzelletta. Siamo nel 2022. Cioè, capite che c'è qualcosa che tocca? Ecco, io vorrei semplicemente che aiutassimo le persone intorno a noi a ragionare. Cominciamo ad andare a prendere delle vere informazioni su che cosa sta succedendo veramente. E cominciamo a chiedere ad alta voce la responsabilità a chi guida i nostri governi a tutti i livelli, dal più grande al più piccolo, e a chi crea l'informazione, perché noi viviamo nel mondo che ci raccontano che esiste se non andiamo a cercare con molta cura dall'altra parte, e tutti quelli che ci raccontano le informazioni, almeno tutti il media mainstream che hanno avuto veramente la spudoratezza di chiamarsi professionisti dell'informazione, proprio andando al punto 6 della manipolazione del decalogo di Goebbels su come si fa a raccontare l'opposto di quello che è la verità. Ecco, questi qui anche vanno richiamati alla loro responsabilità. Noi dobbiamo diventare i tutori veramente della verità. Andiamo a cercare la verità, perché da lì possiamo ripartire. Grazie.